Salve ragazzi, benvenuto ancora una volta su Opinione di Luzio. Come oggi torna in risalto la notizia, diciamo oggi 14 febbraio 2013, quello che è, diciamo, in uscita e già è uscito presso le librerie da Mondadori, il nuovo libro di Saviano che si chiama 000, come anche lo stesso contenuto del libro, 0000. Nemmeno la farina arriva ad avere tre zeri, e lui invece ce la fa, insomma, ecco. Parlando di coca, è una farina speciale e c'ha il triplo zero come valore assoluto, che è proprio lo zero assoluto, naturalmente. E perché dico questo? Il contenuto di tutto ciò sta nel fatto che Saviano, diciamo che da quello che è stato, diciamo, il suo argomento che l'ha reso, in qualche modo, una persona da notare per quello che ha fatto con Gomorra nel film e nel libro, naturalmente, prima nel libro e poi nel film, mettendo in risalto a nudo e crudo quello che è la situazione di vita e di degrado di quartieri di Napoli, insomma, in particolare di Scampia. E su questo, diciamo, comunque sia, si deve dare atto che hanno partecipato una moltitudine di persone, okay? Che non hanno scorte e che naturalmente sono stati loro, naturalmente, come anche insegna la stessa, che la storia la fanno gli uomini, non è l'uomo che fa la storia, insomma. E in questo caso Saviano è stato soltanto uno che è stato portatore di un'idea e ha cercato di lanciarla attraverso comunque la collaborazione di tante altre persone, logicamente, che non si mette mai, non li mette mai in mostra se non visivamente come attore nel film e basta. Ma si rende come se lui ha portato la cosa, insomma. Se non c'erano tutte queste persone, lui non avrebbe fatto un bel niente, insomma. Se non trovava un filo di collaborazione. Però da questo poi adesso si parla che nelle sue interviste anche su DJ TV, che si comincia anche a capire tutto il mondo della droga nel mondo, tutto il narcotraffico, tutti i cartelli e tutto come si spostano tutto in questa maniera assurda i soldi con la droga e vabbè. Mi sembra, ecco, veramente che stia un po' andando un po' oltre a quello che è le proprie possibilità, ok? Perché se sapeva veramente tutto, logicamente, a questo punto mi viene da dire che cioè, i magistrati, cosa li paghiamo a fare? Bastava avere, abbiamo sto Saviano, che è un portatore di saggezza di come si muovono i quattrini, di come si muove la droga, di come si sposta da frontiera a frontiera. E in questo, diciamo, anche veramente ha sparato a zero, perché finché mi si parla di tunnel sotterranei per fare una frontiera fra il Messico e l'America, ci posso anche credere, insomma. Ci sono ancora gli aerei, le barche, i mezzi a quattro ruote, ma se mi si parla che vengono utilizzate le catapulte, io ti dico veramente, Saviano, non, cioè, ai tempi dei romani si usavano le catapulte, adesso che un narcotrafficante si mette a utilizzare le catapulte, non so, dopo anche per le piccole esigenze di mercato, di consumo, ci sono anche posto di lavoro per gli arcieri, i balestrieri, i bambini che usano la fionda, non so, per scavalcare questa recinzione. Vabbè, è un po', sta tirando un po', ecco, nelle sue immagini, una notizia boom, ecco, che ci sono le catapulte per far vedere che lui sa qualcosa che gli altri non possono sapere, se parla di aerei o di tunnel o di mezzi a quattro ruote o barche, diceva, vabbè, quello si sa che solamente si usano questi mezzi di trasporto. Allora ha voluto dare un po' di originalità alla notizia, c'è solo le catapulte e anche molto probabilmente i cannoni. E vabbè, veramente, queste proprio stiamo sulla fantascienza, magari ci si arriverà anche a quello, appunto, che se non cammineranno più, che non c'è più la nafta, non so, magari tra 200-300 anni è stato il precursore di qualcosa che andrà prima o poi in atto da parte dei narcotrafficanti. Ma la cavolata più che altro nota che ha detto, concludo qui il video perché poi di cavolate ne ha dette altre, ma queste sono le due cose, cioè l'immaginario che lui che si mette a fare le redini di tutto e che dice, ma il giornalista gli fa la domanda, ma uno che si droga che legge il tuo libro, alla fine di aver letto il tuo libro, cosa ne verrà fuori? Eh sì, sicuramente chi leggerà il mio libro e che ha fatto uso di coca disprezzerà la coca, diciamo, e molto probabilmente quindi si allontanerà da quel mondo. Io volevo dire, cioè, c'è stato già un altro che ha lanciato questo messaggio col libro e l'aveva proprio messo proprio scritto chiaro come smettere di fumare.
Tu sei preso 3 più 0 perché forse normalmente dentro te stesso l'inconscio ti ha detto che non valeva un cazzo questo libro e quindi hai messo un 3 più 0. Però il messaggio verbale ha voluto comunicare che invece addirittura ha un alto potenziale di far smettere di drogare la gente, almeno di far uso di cocaina. Cioè, qui ci sono non so quante generazioni che il problema della droga non è stato mai risolto. Quindi, se te saliamo adesso col tuo libro, adesso addirittura questo problema puoi risolvere, io ti dico, torna nei tuoi passi. La tua prima perla di saggezza con Gomorra l'hai fatta, ok? Però adesso non cavalca troppo l'onda, sai, di solito l'artista se lo ricorda per delle opere celebri. Te ce n'è una sola, vabbè, te basta quella. Altre idee che pompano non ce l'hai, boh, voglio dire, la tua creatività, il tuo pensiero si è limitato a quello, che è una buona cosa, infatti, sicuramente buona. E torno a ripetere, grazie a tutte le persone intorno a te che ti hanno creato questa possibilità di poter realizzare tutto ciò. Che te li dimentichi e ti ricordi i tuoi 38.000 ore di scorta. Peccato, forse un giorno finirai. Sei, capito, molto ottimista. Che logicamente, tra qualche anno la mafia è sconfitta. Grazie al tuo Gomorra. Anche lì, veramente, ragazzi. Non lo volevo dare questo terzo messaggio, ma è come darti la risposta del terzo zero. Ok, uno le catapulte. Il primo zero, secondo le catapulte. Secondo zero è il risultato che non smetti di drogarti leggendo il libro. Purtroppo, l'altro terzo zero. È quello che io ho detto, che voglio dire, si sconfiggerà la mafia e la camorra, e quindi a breve tempo non c'è più la scorta. Se non c'è più la scorta, sei andato in un altro paese. Insomma. Arrivederci, ragazzi, ho preso di luce, sempre notizia alla ribalta.